Buongiorno a tutti. Il giorno dopo il disastro. Questo video lo vedrete di pomeriggio, perché sto andando in studio legale tra poco, quindi è forse anche meglio così, perché se mi concentro esclusivamente sul pallone, cioè sul campionato, in generale sul calcio, io, vista la stagione orripilante che abbiamo passato e stiamo vivendo, io rischio veramente di perdere le staffe definitivamente. Detto ciò, io faccio un appello ai giocatori. Visto che non siete stati in primis aiutati dalla proprietà, che non vi ha rinforzato la squadra, consegnandoci praticamente una rosa cortissima, e visto che anche l'allenatore adesso sta iniziando a fare le sue minchiate, visto che probabilmente una semifinale di Champions la rivedremo tra 15 anni, perché così è con questa proprietà, con questi investimenti, io mi appello a voi e vi chiedo cortesemente, perché ormai penso che per il discorso qualificazione in campionato per il quarto posto non ci sia molto da fare, ormai l'Inter si è piazzata più due su di noi, ma la vedo difficile che noi possiamo potremmo pure acchiapparla, però in un modo o in un altro l'Inter quarta ci arriva, sperando che però magari la Juventus abbia le sanzioni che merita a fine stagione. Voi dovete battere l'Inter, ormai vi siete posti in questa condizione. È vero che l'Inter si dovrebbe battere a prescindere, pure se fossimo primi a più 40 sulla seconda, ma voi adesso non avete scuse, non avete più scuse. Voi non potete, non dovete farci uscire dalla semifinale di Champions. Non lo accetteremmo. Questa volta la curva non canterebbe. No. Assolutamente no. Perché dopo un campionato del genere, tu almeno la soddisfazione di farmi arrivare in finale me la devi fare avere. Se non dovesse accadere, io voglio le teste di tutti. I Pioli, i Maldini, Scaroni, e voglio, visto che purtroppo questa proprietà rimarrà, voglio che questa proprietà da luglio faccia un mercato come si deve. Quindi basta mercati da morti di fame, con tutto il rispetto per i morti di fame che sono altri, perché voi siete ben assortiti e molto benestanti, per non dire miliardari. Quindi non voi, se questa stagione dovesse andare male su tutti i fronti, quindi campionato / Champions League semifinale, non voglio più sentire la parola sostenibilità. Però ripeto, voi avete ancora a disposizione due partite per farci ricredere e non farci veramente... Perché io, se il Milan non va in finale e non arriva quarto, vi giuro che andrò, ve lo giuro, andrò a Milanello. Cioè, andrò a casa Milan. Farò il pazzo. Io già l'ho programmato.
di salire a Milano a giugno, andrò a trovare mio cugino, gli dirò di ospitarmi e andrò a casa Milan a fare il bordello, anche solo, come un pazzo. Anche come un pazzo, con striscioni con scritto Cardinale Out. Quindi, voi avete ancora un salvagente, che è quello della semifinale di Champions. Battete l'Inter. Guai a voi a non battere l'Inter, visto che ormai non si entrerà più tra le prime quattro. Ma lo sfottò degli interisti nei nostri confronti, questo non lo sopporteremo. Non lo sopporteremo, questa delusione non ce la potete dare dopo aver l'anno scorso vinto un campionato contro di loro. Non esiste. Siamo sempre passati contro l'Inter in Champions League, sempre, sempre, nel 2003 e nel 2005. E dobbiamo passare di nuovo. Guai a voi a sottovalutare quelle partite, guai a voi a uscire contro l'Inter, guai a voi a farli arrivare in finale. Penso che la finale sia proibitiva sia per Milan sia per Inter. Ma guai a voi se non passate con l'Inter. E andatevene a fanculo.